Togliatti era un personaggio difficile, eh? Lui non voleva sapere niente, lui voleva mettermi sempre in imbarazzo. E io fingevo di essere in imbarazzo, ma sapevo dove andava a finire. Tognazzi è stato un attore che non è stato tanto amato quanto meritasse degli italiani. E devo dire che ha chiuso la sua esistenza con grande amarezza. Dopo aver fatto Il Vizietto, che è stato un successo eccezionale, no? Poi ha fatto un film in serio, con il quale ha vinto a Cannes la Palma d'Oro. E lui pensava che dopo quel successo avrebbe avuto senz'altro delle grandi richieste, invece non accadde nulla. Questo lo fece sprofondare in un'enorme malinconia. Era un attore comico, ma molto malinconico. E lui ha debuttato con Il Federale, un film di Castellane piccolo, bellissimo, e ha fatto delle cose belle con Gasman, i Mostri. Sono due grandi attori sdentati. Quando Monicelli decise di imbruttire Gasman, che era una bestemmia, e di imbruttire anche Tognazzi. Tognazzi è stato non molto amato quanto meritasse dagli italiani. Allora, c'era un altro. Diamo la precedenza a Ciambambini, con la prima domanda. Quale emozione hai provato la prima volta che sei andato in televisione? Me la stavo facendo addosso. La prima volta che ho fatto la televisione, Enrico, sono arrivato in TV nel pomeriggio, e era la televisione del pomeriggio, si chiamava Primo Piano. Ho detto, quando proviamo? Due ore prima. È venuta la regista, mi ha detto, dunque lei deve intervistare Dorelli e la De Palma. Io la De Palma conosce tutto di loro, dico sì, qualche cosa improvvisi. E quindi quella è stata la mia prima apparizione. Ho chiamato casa mia, ho detto a mio padre e mia madre, oggi sono in televisione. Mio padre dice, per favore smettila, dai, oggi alle 6 sono in televisione. Mio padre ha chiamato tutti i parenti, anche quelli lontani. Hanno fatto una festa in casa, i condomini, tutti davanti alla televisione. Sono apparso io e ho intervistato sia Dorelli che la De Palma. Pensavo di aver chiuso lì, invece ho fatto altre puntate, insomma, e poi è cominciata questa bella storia che dura da 60 anni. Salve maestro, noi ci siamo incontrati un paio di volte con, siccome ero cantautore, con l'organizzazione Enzo Zambetta. Grande Enzo Zambetta, mi piace che lei mi faccia questo nome. Rimanendo in ambito musicale, vuole ricordare soprattutto a me quello che è successo con Louis Armstrong per il fatto del... Ok, grazie. Con Armstrong è successo questo, per Armstrong non avevano detto di essere in concorso a Sanremo, hanno detto lei maestro, viene lì a Sanremo, fa una canzone in omaggio al pubblico italiano e poi fa il suo concerto. E gli hanno scritto una canzone carina che ciao stasera, sono qui, mi va di cantare perché sono con te. E lui l'ha cantata, ha fatto un solo di tromba. Dopo questa esibizione ha incominciato il suo concerto. Dietro la nostra band c'era Engel Gualdi, Franco Cerri, Gil Cuppini. Ha incominciato questo senza comacini. A quel punto Ravera, che organizzava il festival, mi dice caccialo via, se no il festival viene squalificato perché lui è soltanto concorrente. E come glielo dico? L'ho preso, l'ho abbracciato, gli ho tolto la tromba di bocca e l'ho cacciato via. Una figura indegna. Io pensavo di non vederlo più. Dopo due giorni, negli studi della Fiera di Milano, entro in studio e c'era altro, il quale mi vede, mi riconosce e mi dice, io! Mi sono inginocchiato, pietà, pietà, pietà. E così è stato ingannato Anderson. Grazie, grazie anche questo.
ringrazio molto Enrico Magrelli per avermi intervistato, per avermi provocato, accompagnato voi per le domande che avete fatto. Se ne avete altre scrivetemi, vi risponderò. Grazie a questa organizzazione veramente, perché questo Festival di Bari è una cosa seria, è una cosa bella che coinvolge veramente tutta la regione e fa onore a chi l'ha ideata e pensata. Quindi a felice laudatio, il ringraziamento mio personale e spero anche